Pozzo Breakers raccontiamo le battaglie intorno ai monumenti scoppiate nel 2020 negli Stati Uniti. Nel maggio 2020, dopo l'uccisione di George Floyd, le proteste Black Lives Matter hanno travolto anche statue, monumenti, simboli del racconto storico americano. Io mi trovavo a New York, infatti è la città dove vivo, e a quel punto insomma ci siamo decisi di raccontare appunto questo periodo eccezionale. In realtà partivamo già da una ricerca, un film precedente che avevo progettato su Colombo, quindi siamo partiti da quella ricerca lì su Colombo e l'abbiamo ampliata per coprire anche appunto il discorso legato ai padri fondatori degli Stati Uniti, ai confederati. Ne è nato un viaggio mio e del mio collega della Owen Films, Isaac Lipsin, in cui veramente abbiamo viaggiato in quanti più stati possibili, dal nord-est degli Stati Uniti, dove nel mirino soprattutto erano le statue di Colombo, ma anche nel sud degli Stati Uniti, in Virginia, dove c'è stato uno scontro forte sui monumenti confederati. E abbiamo una scena a Mount Rushmore, una scena al confine. Insomma, alla fine ecco, questo è un diario di questo viaggio che abbiamo fatto, raccontando alcune di queste rimozioni di statue, ma non solo, non limitandoci a questo, anche coprendo invece appunto la storia di attivisti che recuperano luoghi di memoria che prima erano stati trascurati, o anche la costruzione, l'erezione di nuovi monumenti. Quindi ecco, un paesaggio monumentale americano che è cambiato, che sta cambiando, e appunto un'America che si è trovata a fare i conti con il proprio passato, oggi mai come prima, insomma. Questo dibattito importante sulla storia e su cosa vuol dire la memoria è qualcosa da cui, secondo me, in Italia possiamo imparare tanto, perché insomma ce ne sarebbe bisogno. L'Italia insomma è piena anche di monumenti, ha un passato coloniale, fascista, ed è giusto interrogarli questi monumenti, che non li lasciamo neutrali, perché neutrali non sono.